Alcuni animali marini che spendono tutta la loro vita a pescare nel mare devono a volte visitare la costa per un motivo molto particolare. Nelle acque a largo del continente annegato della Zelanda, un lungo viaggio sta per concludersi. Questi sono i Turangosaurus, un tipo di rettile marino enorme lungo quasi 9 metri. Questa femmina è accompagnata dal suo figlio di circa 6 mesi. Al più avrà un cucciolo ogni circa 2 anni. È un grande investimento, è una cosa che crea un grande legame tra madre e figlio. Ha accompagnato per molte miglia il suo giovane figlio verso questa spiaggia. E non sono i soli. I Turangosaurus vengono qui da tutto il Pacifico del Sud. Anche i maschi vengono qui per mostrarsi alle femmine. Ma per ora il corteggiamento non è la priorità per le femmine. Questa spiaggia ha qualcosa di cui poche dispongono. Dei sassi che sono particolarmente levigati, duri e sferici. Sono stati levigati dall'azione delle acque del fiume, ma sono difficili da trovare. Qui però, nella conca sotto la cascata, ce ne sono molti di loro e i Turangosaurus possono sceglierli. E ci fanno qualcosa di notevole. Li ingoiano. Ne hanno bisogno sia per fare da zavorra che come gastrolina. Gastroline che rimarranno nel loro stomaco per macinare il cibo non masticato. Per un giovane imparare ad ingoiare una pietra non è una cosa facile da fare, ci vuole un po' di pratica. Ma è anche un'occasione per sua madre di trovare un compagno adatto tra i maschi. Per suo figlio, infine, successo. Ed ora ne ingoierà quante ne può. E quando cresce, tornerà qui per altre. È ora che la famiglia lasci la costa e torni nel mare per nutrirsi. E per il giovane Turangosaurus questo è un importante step per la strada della maturità.